Buonasera a tutti. Benvenuti a questa serata che è un po' particolare, forse insolita. Saluto subito Lorella Limoncin Top che mi affiancherà anche con le traduzioni in questa... come la possiamo definire? Possiamo definirlo un concerto, un'avventura, un incontro. Un bellissimo incontro. E allora chiamiamo subito il protagonista di questa serata, Marco Anzovino. Ciao Marco. Allora, iniziamo col dire che questa sera Marco Anzovino ci racconterà in musica le sue notti da trincea, possiamo dirle così, contro la tossicodipendenza, quel mare nero che non conosce clemenza e non lascia punti di riferimento. Racconterà storie vere di giovani, di ragazzi che ce l'hanno fatta, di ragazzi che combattono anche ogni giorno insieme a lui e a gente che come lui dà una mano per riuscire a far superare determinate barriere. Draga pubblico, dragi prijatelji, dobro večer svima i dobrodošli na ovaj susret sa jednim izuzetnim autorom koji po prvi puta nastupa u našoj zemlji. Dolazi nam iz susjedne Italije i vidjet ćete, iz njega isijava velika humanost. On je izuzetan glazbenik koji je uspio spojiti dvije ljubavi. Ljubav prema glazbi, ali isto tako ljubav prema svom poslu, profesionalnom radu kao socijalnom terapeutu koji se svakodnevno brine za mnoge ovisnike, nažalost, koji kao u našoj zemlji žive među mladom populacijom Italije. Brine se za njihov oporavak i kroz knjigu i CD koje će večeras predstaviti podijelit će s nama to jedno izuzetno životno iskustvo. E allora, lasciamo lo spazio alla musica di Marco Anzovino e iniziamo con Verona Cartiera. Tutti i tuoi colori, io ora vedo tutti.
tutti i tuoi colori. Sederti qua vicino a noi, così raccontiamo innanzitutto magari due parole su questa canzone che abbiamo appena sentito e poi ovviamente racconteremo anche questi due media in qualche modo che, con cui oggi tu ti presenti, ovvero un libro e poi un CD. Intanto Verona Cartiera. Verona Cartiera è una canzone scritta in comunità con una ragazza che si chiama Silvia, che ha vissuto in questo luogo, ex cartiere di Verona, chiuso nel 2007, un luogo di grande violenza, dove sono state trovate persone uccise, ammazzate, un luogo di spaccio. E il fatto che sia stato chiuso nel 2007 da un atto di forza dell'amministrazione comunale insieme alla polizia ha permesso a questa ragazza di entrare in cura nella comunità terapeutica dove lavoro e dove nel mio lavoro ovviamente c'è la musica, un laboratorio musicale. E questa è la canzone scritta da lei che oggi ho portato così. Ho cercato di dar voce a questa storia, a questa anima meravigliosa. Pjesma koju smo upravo čuli nosi naslov Hartera, znači tvornica papira u Veroni. To je mjesto gdje su se okupljali, to je napuštena tvornica gdje su se okupljali narkomani, gdje su se dešavala ubojstva, gdje se zaista okupljala mladež, ali na onaj najgori mogući način. 2007. općinska uprava silom zajedno s policijom zatvorila je taj objekt i od tada je započelo liječenje mnogih ovisnika upravo u strukturama u kojima radi i sam Marko. A pjesmu je napisala jedna mlada djevojka koja je upravo našla utočište u toj terapijskoj zajednici, a ime joj je Silvija. E dunque parliamo molto brevemente di quello che è il libro e poi ovviamente il CD da ascoltare magari addirittura leggendo, si potrebbe fare questo connubio. Sì, il libro racconta tre storie, Silvia, Rosario e Filippo, tre storie molto diverse ma che hanno lo stesso imbuto, cioè il mio incontro con loro in comunità. E mi piaceva l'idea di scrivere un libro che così mettesse al centro due situazioni, quella di tanti ragazzi che oggi nel nostro nord-est italiano vivono ai margini, vivono nelle stazioni. Parliamo di ragazzini che hanno tra i 18 e i 24 anni e quindi di dare voce, luce a loro. E l'altro invece era la possibilità di raccontare la vita di tanti educatori, infermieri, medici, ma anche poliziotti, anche carabinieri, in fondo tante persone che lavorano la notte per far sì che, cioè che scelgono di vivere la notte per stare vicino a chi soffre, ecco, e quindi di dare luce e voce a tutte queste professioni. Knjiga koju večeras predstavljamo, a predstavit ćemo ih zajedno sa pjesmama koje prate u jednom CD-u sam taj izdavački pothvat, je intenzivna, sirova i uznemirujuća, a cilj je predstaviti dva aspekta našeg društva. Znači, s jedne strane dati glas onima koji zapravo nemaju glasa, to su ljudi, mladi ljudi od 18 do 24 godine koji nažalost žive taj pakao droge, ali isto tako predstaviti mnoge osobe, mnoge ljude koje rade noću, koje rade s njima, koji im pomažu,
znači od policajaca do terapeuta, volontera i svih onih ljudi koji, za koje dok mi spavamo zapravo bdiju nad našim, nad našim životima i pomažu u tim teškim situacijama. E adesso facciamo riaccomodare Marco alla sua postazione perché ascolteremo la storia di una ragazza, la storia di Giada. Zaino, ha lasciato una terra alle spalle, pelle olivastra sbiancata dal sale, l'azzurro e le case, gli amori estivi, canzoni sui diari, scarabocchi sui banchi, la nostalgia. Non la vivi, Giada che ha baciato, Giada che ha tremato davvero, quando in fondo a un pianto puoi scoprire quello che è vero, ha danzato scalza, sole nuda su quel tappeto, stanca, poi ha guardato le stelle da teso. Giada è partita, lo sguardo si accende e saluta per sempre il suo passato, i poster appesi nelle tasche dei sogni sospesi. Dal finestrino nuovi colori, dentro a speranza e rumore di cose che l'aspetteranno già. Giada che ha baciato, Giada che ha tremato davvero, quando in un abbraccio puoi scoprire quello che è vero. Oh, ha danzato scalza, sole nuda su quel tappeto, stacca, poi ha guardato le stelle da teso. Giada, Loretta, appunto, che adesso ci dirà un attimo la storia di Giada, ma poi andremo subito ad un'altra storia d'amore. Intanto magari brevemente, già, anche se l'hanno sentito, immagino, avete capito un po' la storia di Giada ascoltando la canzone? La cosa beh, per non, me... non li vedo troppo convinti, magari... Ah, no, però ho sentito un applauso convinto, perché cosa bella, almeno il linguaggio che più... A me sta a cuore il linguaggio delle emozioni, quindi anche se non tutte le parole si capiscono, se arriva, io spero che arrivi la mia emozione, che voi sentiate quanto sono emozionato e quanto sono felice di essere qua. Poi il resto
insomma, conta meno, importante è il sentimento. Ti pričao o Đadi jer smo za vrijeme probe nam je ispričao o toj mladoj djevojci koja je nakon 3 godine boravka u toj komuni osoba koja je zaista imala jako puno ljubavi u sebi, napustila Italiju i otišla u Peru i trenutno radi kao odgajatelj u jednom vrtiću. Ci tenevo a dirlo, la storia. Hai fatto bene, Lorella. Allora adesso una canzone d'amore, è vero? È così? Sì, la voglia di raggiungerti, che ho scritto una canzone che ho scritto in macchina accostando l'automobile alle 4 del mattino di notte, quindi è una canzone d'amore notturna di quando stai viaggiando per andare a incontrare la persona più importante della tua vita, quindi è sia un viaggio fisico per raggiungere una persona, ma anche un incontro interiore. Iduća pjesma progovara o nečem drugom, progovara zapravo o ljubavi i o putovanjima i o želji da se sretne draga osoba. Tako da je inače Marko je zaista izuzetno poznati glazbenik sa širokim dijapazonom, a ta pjesma to i potvrđuje. Sarà che sto partendo, ti penserò più forte, il cuore mio si è aperto, vola nella notte. Su condomini e piazze, sull'alba in tangenziale, e forse domattina sul tuo davanzale, per darti un po' di me, se vuoi restare con me. Avrei una nuova canzone, basta che tu apra la mano, stanotte voglio cantare, canto solo te, non so se rido o se piango, ma sento ogni tuo sguardo e questa voglia che ho di conoscerti. Sarà che chiudo gli occhi e subito sei qui e sento già il profumo di mare d'alberi, dei tuoi capelli neri, del buio di un mistero, di te che mi sorridi, dei tuoi pensieri in treno. E io sto bene se tu stai con me, che mi emoziono davvero, la tua bocca mi guarda, è una domenica insieme e tutto intorno suona, non so se rido o se piango, ma sento ogni tuo sguardo e questa voglia che ho di raggiungerti. Apro le braccia per dirti che voglio stringerti forte, tuffarmi dentro i tuoi occhi e piano scender giù, là dove l'acqua è profonda e dove tutto è più vero, come la voglia che
Grazie. Grazie di cuore. Applauso meritato per Marco Anzolino, che adesso invitiamo a ritornare, ma oggi lo facciamo faticare un po', bene, avanti e indietro. Suono un po' la pancia, così, cioè, pensate che non ci sia. Allora Marco, io che non iniziamo a parlare di pancia, che sennò poi... chiudiamo bene. Esatto, no, guarda, io non riesco neanche a chiudere, guarda, allora facciamo finta di niente. Dunque, tu hai saputo mettere sul campo due anime, in qualche modo, quella ovviamente di musicista, di artista in generale, e poi quella invece di operatore nel campo sociale, quindi quello che è poi il mestiere e l'hobby, anche se poi immagino siano entrambi delle passioni. Ma quanto è importante utilizzare l'arte, la musica, come azione terapeutica proprio nel tuo campo? La musica è terapeutica per definizione, secondo me, come la libertà. Nel senso che tutti noi abbiamo provato a vivere un brutto momento nella nostra giornata, entriamo in macchina, mettiamo un disco che ci piace, ci fa star meglio, cioè in modo molto semplice, oppure andare a una cena e c'è una bella, c'è una bella musica, ci fa star bene. Tutto ciò che è terapeutico è ciò che ci fa star bene. La musica, una bella musica fa star bene, e spero anche stasera, insomma, di contribuire a questo concetto. Per i ragazzi in comunità vuol dire un foglio bianco, quindi poter riflettersi in un foglio bianco e poter scrivere di se stessi, vuol dire usare la voce, che è il nostro strumento più intimo, più riconoscibile, più personale, quindi dare voce a chi non ha mai avuto voce. E la musica vuol dire anche queste luci, cioè dare una luce, un concerto, un palco, uno spazio a chi ha vissuto fino a poco prima nelle stazioni del nostro nord-est, distruggendosi. Quindi già solo fare questo vuol dire, ecco, togliere la parola distruggere e mettere la parola costruire. Jako bitno pitanje, jako važan odgovor, jer smo Marka pitali na koji način glazba pomaže i umjetnost općenito mladim ljudima i naročito ljudima koji se liječe od ovisnosti. I Marko kaže da je glazba inače terapijsko sredstvo svima nama kada smo tužni, kada osjećamo nekako nezadovoljstvo, onda obično stavimo veselu pjesmu ili se družimo s glazbenicima. Lijepo nam je. Na taj način i mladi u komunama koriste taj bijeli papir, koriste svoj glas da bi izrazili sebe, da bi izrazili svoje emocije, i kao što ovo svjetlo obasjava ovu pozornicu, na taj način i umjetnost obasjava njih i njihove duše. Provate a pensare alle ragazze che si sono esibite. Ho conosciuto oggi, ci siamo scambiati delle mail, vuol dire passare delle giornate a costruire un ballo, a costruire una canzone. Ecco, la musica, come ogni forma d'arte, protegge. Questo è un concetto che mi interessa molto, pensare per i ragazzi che qualsiasi forma d'arte vuol dire protezione da tutto ciò che non serve. Umjetnost i glazba služi da bi štitili mlade od svega onoga što im ne treba. I evo, ono što sam vam rekla na početku, da je Marko zaista jedna izuzetna osoba koja baš isijava tu duboku humanost. Toliko je pohvalio naše mlade bujske djevojke koji su si dali truda popratiti i ispratiti baš tu njegovu glazbu. Ragazze che poi vedremo anche in altre esibizioni. Adesso invece la canzone che ha dato il titolo poi sia al libro che all'album, Turno di notte. Questo turno di notte ti riguarda da vicino, Marco? Ecco, io da 11 anni, tutti i martedì e tutti i venerdì, per questo anche mi vedete un po' stanco, sto al Lido di Venezia, in questa villa, insieme a queste 32 anime speciali. Faccio due turni di notte a settimana. È un lavoro meraviglioso, perché in fondo, se pensiamo a quali sono i nostri momenti più intimi della nostra giornata, è quando
andiamo a dormire con qualcuno e quando ci risvegliamo, cioè laddove il tramonto e l'alba, no? Sono i momenti più speciali, più intimi, dove i nostri pensieri. E quindi io ho la fortuna di vivere con grande intimità in queste vite il lavoro, e ho provato con questa canzone e spero di riuscire a farvi sentire questo aspetto intimo. Inače, naslov knjige je Noćna smjena. Zašto Noćna smjena? Zato što Marko 11 godina radi u jednoj terapijskoj zajednici i dva puta tjedno on radi u noćnoj smjeni. I sam kaže da je to možda najintimniji trenutak dana, znači kada te 32 posebne duše i specijalne duše odlaze na počinak i jutro kada se budi i on na neki način bdije nad njihovim snovima. Tako da kroz tu pjesmu osjetit ćete upravo tu intimnost i taj poseban osjećaj koji gaji prema tim ljudima o kojima se brine. Vaj Marko.
Per arrivare fino a qua. Tu sei laureato nel 2003 in Scienze del Servizio Sociale presso l'Università di Trieste e nello stesso anno hai acquisito l'abilitazione alla professione di assistente sociale e sei specializzato in tossicodipendenze giovanili. Sei tutto, cioè, proprio hai studiato, neanche Leopardi lo sapevo così. Me lo sono anche scritto perché altrimenti... No, ma la cosa importante da capire è come nasce, cioè per arrivare a questo percorso, come ci sei arrivato, mi verrebbe da chiederti come nasce questa passione, non so cosa potresti rispondermi in tal senso. Che non nasce da una passione questo percorso, quello è nato da una passione, cioè da aver sentito musica straordinaria che mi ha dato una grande voglia di prendere in mano uno strumento, cioè che nasce quella scintilla. Il percorso di studi per qualcuno è una grande passione, ma per molti ragazzi non lo è, non lo era per me. E ho avuto la fortuna di aver avuto una brava mamma. E una brava mamma che quando ho detto ok, mi sono diplomato in liceo scientifico, suono, già lavoravo con musica. E mi ha detto guarda che c'è un'università che è giusta per te, perché tu hai quella sensibilità per fare questo lavoro. Secondo me puoi farlo. Ecco, un adulto che guarda un ragazzo e riesce a indicare una strada, in questo caso a un figlio. E poi dopo ho cominciato, ho fatto il test d'ingresso, 200 iscritti, 30 posti, sono arrivato 30esimo, quindi ho dovuto fare questa università e poi ho scoperto che mi piaceva. Ma questo solo per dire che mai come in questo momento abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di adulti che indicano strade ai ragazzi, ma perché stanno con loro, perché li guardano, perché li amano. Jako lijepo je objasnio Marko koliko je zapravo bitno da odrasli, da imamo osviještene odrasle osobe, majke, očeve koji mogu uputiti mlade u neke životne aktivnosti koje možda ne bi nikad izabrali. Tako je i on koji je zapravo volio glazbu, upravo zahvaljujući majici koja mu je na neki način dala do znanja da on ima takvu jednu osjećajnost posebnu i da bi možda trebao upisati fakultet, on se bavio glazbom, da pokuša upisati fakultet, upravo znači studij za socijalnog radnika, za socijalnu skrb. Bilo je 200 molbi, 30 mjesta, on je ušao, bio je 30, tako da je nekako shvatio kao nekakav znak da se ipak mora posvetiti tom poslu. I danas je zapravo sretan što je izvršio takav odabir. E adesso faremo scoprire anche al nostro pubblico il fatto che tu sei stato protagonista di importantissimi eventi, anche televisivi italiani, magari qualcuno non si ricorda, però adesso facendo questa breve, no? Facciamo questo gioco. Allora io adesso ti dico, tu sei, giusto per citare alcuni dei suoi successi, sei stato finalista all'Accademia di Sanremo nel 2002 con il brano Viaggio così bene, Rai 1. Sì, con Pippo Paolo. Perfetto. Poi, già questo voglio dire, meriterebbe... No. Sei stato selezionato per la rassegna di musica d'autore e canzoni di confine da, pensate bene, da Sergio Endrigo nel 2002. E qua parte l'applauso del personaggio. Ho fatto dei concerti con Sergio Endrigo, oltre a essere un grandissimo artista, posso proprio dire con gioia che era un uomo stupendo. Un uomo stupendo, veramente. Infatti Lorella prima ha
subito citato la sua apparizione qui, su questo palcoscenico, proprio di Sergio Endrigo con Luigi D'Onorà, vero Lorella? E poi, ospite al Maurizio Costanzo Show, svariate volte, su Canale 5, e poi hai fatto da spalla ai seguenti artisti. Nicolò Fabi, giusto? Sì. Antonella Ruggero, Samuele Bersani, Sergio Endrigo, ok, l'abbiamo detto, Max Gazzè, Massimo Bubola, Umberto Tozzi, Nick Nicolai e Stefano Di Battista, Claudio Lolli e Gino Paoli. Insomma, sono nomi che, ragazzi, lo segui in questa occasione, no? Come si direbbe qua. Ecco. Ministro Bera. Però io ho informazioni aggiuntive, sono andata su internet, ho studiato. Sì. Marko Azzovino, rođen je 1979. godine u Pordenonu, gdje živi i radi kao socijalni radnik u terapijskoj zajednici za liječenje ovisnika Villa Renata u Lido di Venecija. Tekstopisac je, glazbenik, glazbeni producent. Autor je čak 3 glazbena albuma, dobitnih važnih nagrada na nekoliko nacionalnih natjecanja. Surađivao je s poznatim glazbenicima Ginom Paulijem, Fabio Concatom i drugima. Autor je i producent albuma Prvijenca Kristijana Imparata, pobjednika prvog izdanja Talent Showa Io Canto, Ja pjevam, i Martine Campagna, koja je osvojila drugo mjesto u drugom izdanju festivala. Svirao je u pratećim sastavima Sergio Endrigo, Umberta Tozzi, Antonella Ruggero i u brojnim drugima. Od 2007. godine vodi brojne dječje radionice kreativnog pisanja, a okušao se u režiranju kazališnih predstava za najmlađe. Potremmo anche continuare, perché poi ci sono anche altre cose. Comunque, a questo punto io direi di proseguire con la musica, in questo caso con una canzone che adesso, tra un attimo, appena raggiunge il microfono, ci spiegherà, ma proprio brevemente. Miliardi di parole. Sì, è una canzone che ho scritto per uno dei miei maestri, un collega educatore che mi ha spronato a fare questo lavoro e mi ha insegnato a fare questo lavoro. Quando è scomparso per una grave malattia, in 6 mesi, insomma, lo ho portato via, ho capito che quando vuoi bene veramente a una persona, un amico, faresti qualsiasi cosa pur di farlo star bene e di non farlo partire. Ed è un sentimento umano bellissimo, una parola semplice, si chiama amore, ma si può provare amore per una donna, ma anche per un uomo, perché quel sentimento legato a una passione, quando tu ti alzi al mattino e pensi a cosa posso dare a qualcuno perché stia meglio. Tisuću riječi je pjesma posvećena prijatelju, edukatoru koji je zajedno s njim radio, kojom je bio veliki prijatelj, koji je nažalost u 6 mjeseci obolio od teške bolesti i nažalost je i umro. Ali tih 1000 riječi su sve one riječi koje želimo iskazati ljudima koje volimo. E per questa canzone ci sarà anche un accompagnamento alla tastiera con Igor Opačak. Dell'associazione Cuore Aperto, che è il co-organizzatore di questa serata. E poi sentiremo anche il coro, sempre della stessa associazione, con le ragazze che intoneranno un brano assieme a Marko Anzovino. Intanto Igor Opačak e Marko Anzovino. Miliardi di parole. Affitterei la riva o tutto il mare
di pensieri semplici. Ti porterei dove tu non sei stato mai, dove l'acqua agli occhi come tu. Miliardi di emozioni, come questa canzone Miliardi di parole. Invece un'altra canzone che parla della notte, e questo è il coro dell'associazione Cuore Aperto, al quale va anche un applauso, che accompagnerà Marco in questa canzone. Marco, adesso io non ti vedo, ma in teoria dovrei sentirti. Sì, di cosa parla questa? Ci sei, bene. Di cosa parla questa canzone? Di tutte quelle volte che abbiamo viaggiato di notte per lavoro, per dovere, di tutte quelle volte che abbiamo provato il piacere di tornare a casa e ritrovare i nostri affetti. Noi ci sputujemo. Questa notte si parte, je pjesma koja govori o putovanjima noću, ali zapravo je o zadovoljstvu povratka u svoju kuću. Evo, u ovoj pjesmi Marko će se pridružiti i mladi Otvorenog srca. K-
chiudo piano la porta mentre abbasso la luce. Questa notte si parte, meglio fare veloce. C'è il bambino che dorme, sento dolce il respiro. Devo andare lontano, vorrei stargli vicino. La città almeno lei si riposa o fa finta di niente. Tangenziali nervose e i palazzi di sempre. Dove va questa gente che vive in corsia di sorpasso? Com'è bella la radio stanotte mentre penso ad un altro caffè. E sogniamo da bambino di volare con il vento, e ora passo la mia vita su una striscia di cemento, però in fondo sono contento. E l'attesa non mi pesa, perché so che al mio ritorno ci sarà una luce accesa che fa luce a un nuovo giorno. E lo so che sentirò quanta vita è stata spesa. Nel silenzio notturno puoi sentire i pensieri, puoi contare le stelle se non hai desideri, se non quello di prendere in fretta la prossima uscita, affrontando la curva come affronti la vita. E le notti si sommano tutte come fossero un solo ricordo, e nel mare di gente in ritardo mi son perso pensando un po' meno. Dove va questa gente che vive in corsia di sorpasso? Com'è bella la radio stanotte mentre penso ad un altro caffè. E sognavo da bambino di volare con il vento, e ora passo la mia vita su una striscia di cemento, però in fondo son contento. Che al mio ritorno ci sarà una luce accesa, e lo so che sentirò quanta vita è stata spesa. Oh no, 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 no. Apro piano la porta e si accende una luce. Vedi che son tornato, ora è qui la tua voce. Ora è qui la tua voce. Grazie. Bellissimo, grazie. Sono felice, grazie di cuore. Dunque, adesso prima di arrivare al gran finale, come tutti gli spettacoli hanno anche un gran finale, purtroppo, perché vorremmo durasse molto di più, Lorella, se mi affianchi, anche perché dobbiamo invitare sul palcoscenico coloro che hanno reso possibile veramente questa serata. E Umberto Lemollo, presidente dell'ADL, dell'Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio, che ha sostenuto l'iniziativa. Pozivamo gospodina Ademola, predsjednika Agencije lokalne demokracije iz Verteneglja, koji je podržao ovu večer. Maurizio Guosi, rappresentante del consorzio Leonardo. Maurizio Guosi, prestami consorzio Leonardo. E Annalisa Pezzutto, rappresentante della cooperativa sociale Il Ponte. Prestami Zadruge, sociale Zadruge Il Ponte, Anna Maria Pezzutto. Annalisa Pezzutto. Se volete dire due parole, magari Umberto. Ha detto tutto lui. Non so, io qualcosa avrei da dire. Dai, allora guarda, le passo direttamente il microfono. Ho solo scritto qualcosa. Perfetto.
Sono 7-8 pagine, facciamo... No. Marco, guarda, innanzitutto io personalmente ti ringrazio perché stasera hai messo dentro nel mio cuore un altro pezzettino che mi mancava. Forse abbiamo il nostro cuore è piccolo, io l'ho visto così, no? Però ci sono tanti tasselli che sicuramente c'è sempre qualcosa da aggiungere. E stasera tu hai fatto in modo, io penso a tutti noi, di aggiungere un altro tassellino. Volevo solamente, mi sono scritto due cose molto importanti, cioè per me sono molto importanti, perché prima cosa vorrei dire, io anni fa dicevo, beh, se Dio vuole passeranno gli anni, si andrà in pensione, toccheranno ai giovani, saranno loro che dopo tireranno la baracca, noi ce ne freghiamo, no, e mi sono reso conto che ancora siamo, purtroppo, siamo utili, dobbiamo essere utili, e speriamo di andare avanti ancora e riuscire a tirar fuori dalla strada sbagliata tanti di questi giovani, e tocca ancora a noi. E forse voglio aggiungere che abbiamo avuto la fortuna di essere nati anni addietro, che ancora questo male non, o se c'era non era per noi. Comunque vorrei dire due cose che io ci tengo molto. Uno dei tanti messaggi di Papa Francesco, che secondo me è una interpretazione molto importante, può essere collegato senz'altro a questa serata. Lui dice: diciamo no ad una economia di esclusione in cui il denaro domina invece di servire. Anziché contribuire all'importanza di tutelare le minoranze ed i poveri, soprattutto gli ultimi, i reietti, gli emarginati e gli esclusi, vittime degli interessi politici. Qui, secondo me, si tratta solo proprio di questi. Un altro messaggio che mi sta tanto a cuore era di un grande politico degli anni 70, che io me lo sono un po' ritrascritto, diciamo, che nelle lotte politiche di quei tempi sosteneva energicamente. E lui diceva: la prima essenziale e semplice verità che va ricordata a tutti i giovani è che non vi siano facili scorciatoie, né serve alcuna fuga dalla realtà, e non è certo il tempo per rinunciare alla lotta, per chiudersi nel proprio particolare. È più che mai il tempo di prendere fiducia e coraggio usando le armi della coscienza e lottando in modo organizzato. Se i giovani si organizzano di ogni ramo del sapere e lottano tutti uniti, non ci sarà scampo per l'ordine fondato sul privilegio, sull'ingiustizia delle multinazionali dei mercati della droga sostenuti da una inefficiente ed inerte politica mondiale. Beh, innanzitutto, prima di tutto ringrazio Marco che insieme ai ragazzi di Cuore Aperto ha fatto una serata bellissima. Ringrazio tutti i ragazzi dell'Associazione di Cuore Aperto e principalmente e non per ultima ringrazio Erika Barnaba, scusate, per tutto l'impegno profuso e l'organizzazione dell'ideale questa bellissima. E per ultimo questo bellissimo pubblico che, anche se non è il teatro pieno, non vuol dire, se è evidente che c'è interesse ancora a queste belle serate. Grazie. Grazie Umberto. Umberto De Moloco e pozdravio naravno pubblico organizatoru ove večeri. Zahvaljujem se, ali koji je izrazio dvije važne misli, jedna pape Franje, a druga jednog poznatog talijanskog političara, ali obje govore o tome kako je nažalost svijet droge i svijet ekonomije koji se zasniva na novcu i na interesima, i zato si je upravo bitno pronaći taj put do srca mladih kako ne bi bili isključeni iz tog svijeta koji nažalost, koji se još uvijek bazira na možda na materijalnom, a ne na duhovnom.
Adesso non so se Maurizio e Annalisa vogliono dire due parole anche loro. No, ripeterei solamente i ringraziamenti, però adesso mi viene in mente una cosa. Il fatto che Marco è l'artista e in qualche maniera il clou di un momento magico come questa sera, ma che questo momento magico è stato fatto da tutte queste persone che in qualche maniera direttamente e indirettamente hanno contribuito. Stasera porto via la parola protezione. L'avrei detta 150 miliardi di volte, ma oggi suona così. Ecco, immagino che qua ci sia qualche politico, come si dice, sindaco, eccetera, eccetera, perché io faccio parte del Consorzio Leonardo, dove ci sono una serie di attività che coinvolgiamo persone con disabilità, psichiatria, tossicodipendenza e quant'altro. Bene, oggi ci stanno facendo i giovani che non hanno queste problematiche, ma una fragilità. Bene, protezione vuol dire fare cultura, fare momenti in cui veramente teniamo lontano certi vuoti. Voi sapete che quando c'è un vuoto qualcosa deve andare a colmare. Ecco, purtroppo i giovani scelgono la dipendenza, qualsiasi dipendenza. Quindi la parola che dobbiamo insistere, e quindi se c'è appunto, anche se poco il pubblico, ma se il sindaco non c'è, oppure qualcuno, non so, immagino l'assessore all'assistenza, mi dico così, ecco, richiamarli a questo tipo di protezione culturale, perché non sempre l'aspetto economico risolve il problema di certi disagi. L'ultima cosa, il pensiero va vicino a Montona, c'è una struttura psichiatrica. Bene, io ho fatto visita per conto mio insieme al mio amico Roberto e praticamente una scena come questa, un teatro un po' più piccolo, e pubblico io, Roberto, due infermiere, il medico e poi questi 10 personaggi, dico, della psichiatria pura, con tutta una serie di, insomma, come dice. Beh, lì mi sono commosso come stasera. Grazie. Grazie Maurizio Rosi, rappresentante del Consorzio Leonardo. Leonardo je konzorci socijalnih zadruga osnovan u Pordenone u 1998. godine s ciljem unapređenja suradnje između pojedinih udruga kao i njihove djelatnosti. Konzorci čini 12 socijalnih zadruga, broji preko 750 članova te ima 100 zaposlenih. Pružaju socijalnu pomoć mladima, umirovljenicima općenito, neprilagođenim osobama. Bave se edukacijom, socijalnom integracijom osoba s poteškoćama u razvoju, psihičkim bolesnicima, ovisnicima i migrantima. Bave se isto tako razvojnim projektima posvećenih ženama, civilnom služenju mladih, vođenju stambenih zajednica. Pružaju usluge informiranja, savjetovanja, obrazovanja i vođenju poslova i projekata. I u svom obraćanju predsjednik ovog konzorcija, koji je bio u Brkaču, u domu, a znamo da su i neki naši sugrađani u tom domu, koji isto tako osjetio izuzetne emocije i blisko sa ljudima koji zaista proživljavaju teške trenutke, ali isto mu je bilo tako lijepo kao i s nama večeras. Evo. Annalisa non vuole dire niente. Comunque la ringraziamo, vogliamo dire noi qualcosa, vogliamo ringraziarti e ringraziare tutti voi ovviamente per averci regalato questa serata. E prima di lasciare ancora la parola a Marco, ringrazio anch'io a nome mio, a nome di Lorella, Erika Barnaba, che è stata la regia di questo spettacolo, ovviamente anche il fonico Soltantot. Un applauso anche per loro, che hanno lavorato non sul palcoscenico, ovviamente ai bottoni, però senza di loro ovviamente non sarebbe stato possibile tutto questo. Vogliamo fare un applauso a chi ha voglia di uscire dalla roba? Allora lo facciamo. Vedo che Igor e Valentina stanno per portare dei doni ai nostri ospiti. Adesso mi ha suggerito lavori, giustamente Erika, ma sono i lavori dei giovani del cuore aperto di Buglia, fatti a mano, associazione di giovani.
a me non faceva male. Questo lo appendo a casa, lo metterò a casa, questo fra tanti ricordi che ho musicali, ma questo è davvero speciale, grazie. Umberto, lei dove lo appende quello? Insieme ai ricordi di Marco. Perfetto, allora io poi alla DL o... No, ogni tanto. No, perché se è alla DL poi io vengo lì per fare il servizio, verifico, faccio le foto e se non è appeso... Tengo in casa e rifletto. Ragazzi, mi fate commuovere, così. No, non commuoverti perché adesso devi suonare e cantare, quindi... Non ti è concesso ancora. Anche queste per opere rappresentano i giovani che invece si ritrovano poi per fare attività culturali, come lavorare, questa. Non stare a casa, non stare soli, ecco. Sono bravi. È la vostra comunità, la vostra non comunità. Si chiama terapeutica, ma sì, sì, lo sì. È comunque. Lo so. È comunque. Mi piace non... Tijeli darova ti za uspome nove večeri našim dragim vojiteljima koji su večeras izvrsno vodili i prevodili. Io cambio profesione. Grazie, grazie veramente. E, Valentina, visto che sei stata così brava, rimani qua, perché tra un attimo dovrai ballare, lo sapevi? Ah, deve cambiarsi, perfetto, allora corri a cambiarti, perfetto. No, perché non lo sapeva, questo è un cambio di programma, ecco così. Allora, l'ultima canzone, avrei voluto cantare una canzone da solo, però... L'inizio dello spettacolo, per me è la prima volta che condivido chitarra e voce con delle ragazze che ballano intorno, una coreografia. Mi ha emozionato molto, se per voi non è un problema, siccome non so quando mi ricapita, vorrei rifarlo, insomma. Ma penso che siamo tutti d'accordo. La cosa è rimasta. Allora, io appoggio un attimo. Grazie a tutti i nostri ospiti. On prvi puta svirao je svugdje, bio je na Mauricio Costanzo show svugdje, ali nikad nije imao uprati tako zgodne cure i jednostavno odlučio da zadnja pjesma mora biti otplesana sa našim prekrasnim djevojkama. Grazie ai nostri ospiti, Umberto, Maurizio e Annalisa. E allora ci ascoltiamo Verona Cartiera, ce la riascoltiamo. Che è la traccia 1 del disco. Che è la traccia 1 del disco che poi potete trovare assieme al libro qua fuori durante una bicchierata al modico prezzo di 10 euro sia il libro che il CD assieme in un pacchetto completo. Sì. Na ulazu moći ćete kupiti knjigu i CD za jednu skromnu cijenu 10 eura. A sad poslušajmo prekrasnu pjesmu. Ci sono delle persone che stanno entrando dentro le casse? Ah. Arrivano anche gli alieni, ho detto. Mi hai accolta fra le tue mura, offrendomi quello che avevi, lasciandomi spazio tra le vie, lasciandomi senza mai una via di fuga, gli occhi dentro l'Adige, i tuoi argini trascinano dentro un vortice. La mia casa cartiera, io pregavo che non arrivasse se polvere da sparo, polvere di roba, diventava polvere ogni cosa e mi hai fatto male,
cara mia Verona, ma mi manchi più di una persona. Lampeggianti tuoni, grigio spacciatori, dove sono tutti i tuoi colori? Dove hai messo tutti i tuoi colori? Sa di te che sa di noi, fare l'amore dentro l'arsenale era davvero la guerra mondiale. Ogni ponte ha una sua storia, logorato dalla pioggia, ma nemmeno l'acqua può portarsi via la mia memoria. La mia casa era una cartiera, io pregavo che non arrivasse sera, polvere da sparo, polvere di roba, diventava polvere ogni cosa. E mi hai fatto male, cara mia Verona, ma mi manchi più di una persona. Castelli tra i vigneti, piazze dei sapori, ora sento tutti i tuoi colori. Io ora vedo tutti i tuoi colori. No, 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 no. Grazie a tutti voi, grazie. Che bello. Buona serata a tutti, grazie, buona vita.